Buongiorno e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il Prima TG di oggi che apriamo con l'andamento della curva pandemica sul territorio nazionale. Sono 13.447 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore, a fronte di 304.990 tamponi processati per un tasso di incidenza che scende al 4,4%. Alto però il numero delle vittime, 476 deceduti in una sola giornata. Sono 3.526 attualmente i pazienti ricoverati nelle rianimazioni, in calo nel saldo di 67 unità. Nei reparti ordinari invece sono ricoverate 26.952 persone, anche qui in calo di 377 rispetto alla giornata di lunedì. In Campania invece sono 1.627 i nuovi positivi al Covid, con 554 persone sintomatiche. I tamponi molecolari sono stati circa 14.571, di cui 6.882 antigenici. I deceduti sono stati 7, di cui 5 nelle ultime 48 ore, 2 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel bollettino di ieri. I guariti sono stati 1.800. 48. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, sono 656 i posti di terapia intensiva a disposizione della regione, ne sono occupati 133, mentre invece sono 3.160 quelli di degenza ordinaria, ne sono occupati 1.592. Sulle riaperture, una decisione che spetterà al Consiglio dei Ministri, ha detto il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, ed è stato, come dire, coadiuvato in queste parole anche dal Ministro della Salute Speranza. Un'opzione potrebbe essere quella di riaprire in sicurezza ristoranti a pranzo e a cena sfruttando gli spazi all'aperto. Questa è un'opzione che è stata raccolta dall'agenzia ANSA e verrà sottoposta nella giornata di domani alla conferenza Stato-Regioni, confermando anche eventualmente le misure di protezione in atto, con queste indicazioni che dovranno comunque essere compatibili con il miglioramento dei dati. Si prevede in maniera parallela anche una possibile ripartenza di palestre, cinema, teatri e musei. Questo naturalmente per un settore che è stato fortemente colpito dalla pandemia. Inoltre, per quanto riguarda anche la Green Card, il ministro Speranza ha detto: spero che la riusciremo ad avere a giugno. È importante perché consente di guardare con maggiore fiducia a spostamenti e mobilità. E ha proposto il ministro che in tutti i paesi che fanno parte del G7 si possa adottare lo stesso modello, dunque non solo all'interno dell'Unione Europea. Infine il discorso discoteche, insomma, ha detto il capo di gabinetto, è ancora prematuro, non ci si dimentichi quello che è avvenuto lo scorso anno. Stop a Johnson & Johnson. Nella giornata di ieri è stato il colosso americano a sospendere la consegna delle dosi in Europa dopo alcuni casi di trombosi evidenziati su milioni però di dosi somministrate. Sul punto si è espressa anche l'AIFA con il proprio direttore Nicola Magrini, ha detto: è una pausa necessaria che è stata voluta per verificare l'origine dei 6 casi di trombosi su 7 milioni di vaccinati, e sono episodi comunque tutt'altro che frequenti da essere ai limiti della valutabilità. Ha detto il direttore Magrini: spero che presto venga dato il semaforo verde, siamo in contatto con le varie agenzie e confidiamo che si possa riprendere quanto prima per proseguire nella campagna vaccinale. Campagna vaccinale che però non viene effettuata correttamente in tutto il territorio nazionale, perché dall'alba di oggi sono scattate delle operazioni di notifica a 15 persone, tra medici e infermieri accusati di abuso d'ufficio e peculato, oltre all'accusa di aver somministrato il vaccino Pfizer ai propri familiari che non rientravano tra coloro che ne avevano diritto, abusando dunque così della propria posizione. Sul caso sta indagando la procura di Oristano, i furbetti del vaccino che dunque si affiancano a quelle che erano le persone che avevano correttamente diritto a ricevere una dose. Dunque una situazione particolarmente
difficile, non la prima che si verifica nel territorio nazionale, ma sicuramente fa scalpore il fatto che siano stati appunto medici e infermieri coinvolti in questa vicenda. Ci spostiamo ora in Regione Campania. Il presidente Vincenzo De Luca è intervenuto nella serata di ieri a Porta a Porta, condotto da Bruno Vespa. Ha detto, per quanto riguarda le vaccinazioni di Capri e Ischia, ha detto al momento si vaccina i fragili, gli over 80, i settantenni e i sessantenni. Poi si può pensare di iniziare la campagna vaccinale su queste isole, appunto Capri e Ischia, è una situazione che può essere molto molto utile, soprattutto per quanto riguarda il discorso del turismo. Infine una richiesta, ha detto De Luca, chiedo che il commissario nazionale renda pubblici i dati sui vaccini che sono stati distribuiti in base alla popolazione e venga reso pubblico il dato delle tipologie dei vaccini distribuiti. La Campania, ha detto il Presidente, ha il 9,6% di tutta la popolazione nazionale. Ci spetta dunque quella percentuale di dosi. Ora ce ne danno un po' di più di AstraZeneca, su cui c'è stato qualche rifiuto, ha sottolineato il Presidente, ritenendo comunque sbagliato rifiutare il siero anglo-svedese, ma ha detto De Luca non è possibile obbligare i cittadini. L'importante, ha detto De Luca, che ci siano delle misure uniformi su tutto il paese, ma anche il numero di vaccini deve essere equo, proprio perché, ha concluso il Presidente, ad oggi mancano 250.000 dosi alla regione Campania. A Somma Vesuviana una serata importante perché sono intervenuti per aiutare una signora anziana che era positiva al Covid e anche malata del morbo di Parkinson. È stato effettuato un controllo della saturazione fondamentale nel periodo ed è stato pensato giustamente di non lasciarla sola e di andare ogni giorno a verificare il suo stato di salute. Questo è il racconto di Salvatore, un volontario del team della Misericordia che quotidianamente opera proprio a bordo dell'ambulanza territoriale del comune di Somma Vesuviana, voluta dall'amministrazione di Sarno. Lo sentiamo. Era malata anche di Parkinson, aveva una patologia grave e praticamente l'abbiamo monitorata, gli abbiamo dovuto montare l'ossigeno e la monitoriamo giorno per giorno, cioè almeno una volta al giorno l'ambulanza si reca lì per andare a controllare. Quanti interventi state facendo in media giornalieri circa? Giornalieri sono all'incirca una decina al giorno, con almeno una quindicina di telefonate, quindi. Ci spostiamo ora a Caserta con l'andamento della curva epidemiologica sul territorio di Terra di Lavoro con i dati consueti dell'ASL locale. Nel bollettino di ieri, martedì 13, sono 241 i nuovi positivi al Covid, cui si aggiungono 5 vittime e 340 guariti. I test elaborati sono stati 2.161 per un tasso di incidenza dell'11,1% in discesa rispetto alla giornata di lunedì. Nel saldo complessivo si certifica una nuova discesa di casi attivi con meno 104 persone contagiate in provincia. Per quanto riguarda le singole città, Caserta in cima per numero di casi attivi con 590 positivi, c'è poi Marcianise con 457 e Maddaloni con 386. Giornata importante per Caserta perché il sindaco Carlo Marino ha confermato che è stato concluso l'iter per l'adozione della variante al piano regolatore per l'area dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Dunque si dà il via al progetto definitivo di ampliamento del nosocomio cittadino che consentirà tra l'altro di realizzare un nuovo edificio a 3 piani dedicato alla medicina nucleare. In un momento così difficile, ha detto il sindaco, chiudiamo un procedimento che vuol dire dare priorità alla salute dei cittadini e il giusto riconoscimento ad un'eccellenza del territorio casertano. Tra l'altro è prevista anche una riqualificazione del parcheggio pubblico comunale con interventi di rigenerazione urbana e riuso dell'area adiacente l'azienda ospedaliera, nonché
riqualificazione e rigenerazione del tessuto urbano con interventi di sulla viabilità ed implementazione della mobilità elettrica. Chiudiamo con il calcio, con il Napoli. Andrea D'Amico, agente intermediario di mercato dell'attaccante nigeriano Victor Osimhen, ha parlato del momento del suo assistito. Ha detto: sappiamo quanto è difficile l'ambientamento al campionato italiano, è stato sfortunato Osimhen tra Covid e infortuni, ma sono sicuro che potrà fare benissimo, a fisico, tecnica, forza e progressione. Al momento si sente tranquillo, è un ragazzo intelligente, a volte si sottovaluta l'aspetto mentale che invece è molto importante, ha detto D'Amico. Mi ricorda un po' il primo Cavani a Palermo, però lui faceva l'esterno offensivo, il bello deve ancora venire. Per quanto riguarda invece proprio la compagine partenopea, ci sono ancora 24 punti, sono tanti, poi si vedrà come andrà a finire, ma sicuramente l'atteggiamento individuale e di gruppo è importante per raggiungere obiettivi prestigiosi. Chiosa su Gattuso ha detto: è concentrato sulla Champions, adesso il vero scudetto è ottenere la qualificazione tra i primi 4 posti della graduatoria. Io però sono d'accordo, ha concluso D'Amico, con l'analisi di Andrea Agnelli. C'è bisogno di cambiare la struttura del calcio perché, insomma, la situazione non è ancora ben chiara. Con il calcio chiudiamo questa edizione del telegiornale. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata. Arrivederci.